RLD Radioattiva e QuiCosenza.it presentano Feste di Calcio. Buon lunedì da Simona Gambaro, bentrovati al nostro ultimo appuntamento stagionale con Teste di Calcio del lunedì. Lo ricordiamo, è la rubrica di approfondimento calcistico curata dalla redazione sportiva di QuiCosenza.it e da RLV Radioattiva, che vi ha accompagnato per tutto il campionato, raccontandovi ovviamente la stagione del Cosenza Calcio in casa, in trasferta, settimana dopo settimana, però anche con un occhio attento al Catanzaro e alle squadre calabresi di Serie D. Campionato di Lega Pro che si è concluso sabato con la 34esima giornata che ha emesso gli ultimi verdetti, e uno di questi riguardava da vicino proprio il Cosenza, che cullava ancora una piccolissima speranza di accedere ai playoff. Ma come ampiamente previsto alla vigilia, l'ultima partita del campionato si chiude con Cosenza e Casertana che vincono, anzi stravincono le loro gare, ma a sfidare il Pordenone ai playoff ci sarà la Casertana, mentre al Cosenza, oltre ai rimpianti, restano gli applausi comunque per aver disputato una grande stagione terminata al quinto posto in classifica a quota 60 punti. I rossoblu salutano i 1200 del Marulla con una goleada rifilata all'Ischia che rimedia all'ottava sconfitta consecutiva. Infatti 6-1 è il risultato di una partita dominata in lungo e largo dai rossoblu. In apertura di primo tempo il Cosenza subito in gol con un destro violento da dentro l'area di Lamantia che sfrutta al meglio un assist di Arrighini. L'Ischia prova a replicare con un tiro da fuori area di Pepe ma Saracco respinge. Poi è solo Cosenza. Prima Arrighini si divora due reti a tu per tu con Giuliano. Poi alla mezz'ora Caccetti, dimenticato solo in aria, trova di testa il raddoppio siglando la sua prima rete in stagione. Al 41esimo Lamantia cala il tris con una spettacolare girata volante. L'attaccante romano conclude la sua stagione a quota 13 centri. Nel secondo tempo il Cosenza nel giro di 5 minuti rifila altre 3 reti all'Ischia. Al 54esimo Arrighini sfrutta un assist su punizione di Arrigoni e trova finalmente la rete con una bella girata da dentro l'area. Passa un solo minuto e i campani perdono palla a centrocampo. Verticalizzazione immediata per Arrighini che questa volta a tu per tu con Giuliano non sbaglia e sigla alla rete del 5-0. Finita? Nemmeno per sogno. Cavallaro rileva un applauditissimo Lamantia e alla sua prima azione trova la rete del 6-0 con un bel destro a giro da dentro l'area. La partita in pratica finisce qui, c'è solo da annotare la rete della bandiera dell'Ischia realizzata da Porcino che, lanciato a rete, batte con un preciso diagonale Saracco alla sua prima gara da titolare tra i pali al posto di Perina. Al triplice fischio il saluto di tecnico e calciatori ai tifosi del Cosenza che hanno mandato un messaggio chiaro al presidente Guarascio presente in tribuna. Cosenza il prossimo anno vuole lottare per la Serie B. Passiamo ora alle dichiarazioni del dopogara e partiamo come sempre dal tecnico Roselli che grazie al successo sull'Ischia ha raggiunto quota 100 punti da quando siede sulla panchina del Cosenza. Il ringraziamento più grande, ha detto, va ai calciatori, uomini straordinari che hanno disputato un grandissimo campionato e che nonostante la partita con l'Ischia avesse poco da dire, hanno dato ancora una volta dimostrazione di grande serietà e professionalità. La partita di per sé aveva poca storia, nel senso che l'Ischia si prepara ai play-out, probabilmente è anche un po' in difficoltà, ci sono molti giocatori un pochino fuori condizione, dunque, ma la partita non è stata una partita combattuta, come il risultato dice, però quello che mi piaceva vedere era come i miei giocatori reagivano a un tipo di partita non partita, e questo come al solito i ragazzi mi hanno, come hanno fatto tutto l'anno, stupito, perché la serietà è massima. Sono veramente contento di aver allenato dei ragazzi straordinari che difficilmente avevo incontrato nella mia strada e sono veramente anche emozionato, perché è difficile sinceramente per chi è tanti anni nel calcio trovare in una partita come questa le motivazioni che hanno trovato i miei ragazzi, e questo mi dà una grande soddisfazione. A chiusura di un campionato di spessore terminato al quinto posto e giocato dal Cosenza sempre nelle prime posizioni di classifica, è inevitabile che al tecnico gli venga chiesto di fare una valutazione della sua esperienza sulla panchina rossoblù, del suo futuro e di quello dei rossoblù. Per Roselli il Cosenza dovrà partire con ambizioni ma senza stravolgimenti. Io sono ancora per un anno legato al Cosenza, ho fatto 18 mesi meravigliosi, non mi mancava di allenare una piazza importante del sud, come sapete è stato un pochino azzardato all'inizio, la situazione quando sono arrivato era sicuramente particolare, questo è quello che volevo, con adrenalina importante, volevo tornare a un calcio che anche se è di terza serie è il calcio che piace a me. È normale che adesso, come abbiamo già parlato negli ultimi tempi, ci vuole un cambio di passo, che non vuol dire che la società, il presidente prenda 10 giocatori forti, che nessuno chiede questo, il presidente ha fatto un po' i complimenti a tutti e bisogna cercare di ripartire con ambizione, però con grande serietà, come
sempre fatto questa proprietà e come abbiamo fatto noi, e dicendo le cose che si possono raggiungere. Io sono allenatore di Cosenza e vorrei a tutti i costi rimanere allenatore di Cosenza. Poi dopo ci sono delle dinamiche nel calcio che può succedere di tutto. E se durante la gara di sabato i tifosi hanno chiesto anche in modo divertente, ma soprattutto eloquente, un Cosenza da Serie B al presidente Guarascio, a molti non sarà sfuggito il ringraziamento e il lungo applauso che i tifosi hanno tributato a Roselli. Tifosi che hanno apprezzato il lavoro svolto in un anno e mezzo, dal tecnico Roselli, che emozionato ha ringraziato e sottolineato così il gesto dei tifosi. Io non sono che va alla ricerca di soddisfazioni personali, perché secondo me i protagonisti, come ho sempre detto, sono i calciatori, e quando i calciatori fanno bene il merito è anche dell'allenatore, dunque secondo me già quello è un merito. A me non piace sinceramente essere idolatrato, perché chi va in campo è quelli che sono i protagonisti principali, ma sono sincero, un pochino di emozione me l'ha fatta, perché come tutte le persone che fanno questo mestiere con una passione da quando era bambino, un pochino mi hanno veramente fatto piacere, sì. Questo mi ha lasciato un pochino di emozione in più, e penso che questa emozione sia sempre importante, no? Allora chiudiamo qui la prima parte di Teste di Calcio, tra poco torniamo, ovviamente fin qui abbiamo sentito Roselli, tra poco ancora i protagonisti della gara tra Cosenza e Ischia. RLB Radio Attiva e QuiCosenza.it presentano Teste di Calcio. Ben ritrovati da Simona Gambaro alla seconda parte del nostro ultimo appuntamento della stagione con Teste di Calcio, e torniamo ovviamente sulla gara al Marulla di sabato tra Cosenza e Ischia. Con la doppietta rifilata proprio all'Ischia nel secondo tempo è salito a quota 9 in classifica, quindi niente doppia cifra per Andrea Righini, che ha comunque disputato un ottimo campionato lottando in ogni gara, mettendosi sempre a disposizione della squadra. L'attaccante pisano ha anche parlato del suo futuro e della possibilità di vestire anche l'anno prossimo la maglia rossoblù. In doppia cifra ci è arrivata Andrea, se l'è meritato, e rimane il fatto che abbiamo fatto una stagione straordinaria, e anche se dispiace essere arrivati lì, però che dobbiamo fare? Noi abbiamo dato tutto, sicuramente non ci rimane il rammarico di non averci provato, non aver dato il massimo, abbiamo dato, gli avversari forse sono stati un po' più bravi di noi, però dai, abbiamo finito la stagione nel miglior modo possibile davanti al nostro pubblico, che ringraziamo perché ci ha dato una grossa mano in moltissime partite. Il sogno dei playoff di quest'anno speriamo di realizzarlo il prossimo anno, sicuramente usciamo da Marulla a testa alta. Ora abbiamo finito il campionato, cioè andiamo in vacanza, stacchiamo un po' la spina, però io ripeto, io in questa città e in questa squadra mi sono trovato un ambiente bellissimo, dove ripeto ho trovato dei ragazzi dello scorso anno che ci hanno fatto integrare nel miglior modo possibile, mi sono trovato bene e non rinnego che ci verrei volentieri. È chiaro che io sono dell'Avellino, se l'Avellino volesse darmi la possibilità di giocarmela in Serie B sarei contento anche di quello, se non volesse sicuramente Cosenza c'ha un posto dentro di me che tengo stretto. E a chiudere le dichiarazioni in casa Cosenza, il portiere in seconda Umberto Saracco, che sabato ha finalmente giocato la sua prima partita in campionato da titolare dopo quella disputata in Coppa Italia contro il Lecce. Ha detto: ho sempre lavorato sodo sperando di ritagliarmi un po' di spazio, ma Perina ha fatto una stagione fantastica e gli faccio i complimenti. Una bella esperienza, almeno abbiamo tolto 1-0 dalla casella, ci voleva dai, anche per tutto il lavoro di tutto l'anno, tutti i sacrifici, e oggi penso siamo stati ricompensati. Con Pietro è stato un bellissimo rapporto, lui è stato bravo quando è entrato a non sbagliare mai, ha fatto un grandissimo campionato, gli faccio i complimenti perché non era facile, ha fatto veramente un gran campionato, io sono sempre stato lì sul pezzo a lavorare, a cercare di rubargli qualcosina, e niente, spero di esserci riuscito e vedremo il prossimo anno. In sala stampa per l'Ischia invece ha parlato l'allenatore Antonio Porta. Sulla goleada subita dalla sua squadra il tecnico campano dà la sua motivazione, dice: dopo il 2-0 siamo crollati mentalmente, siamo andati in bambola, ma adesso dobbiamo solo concentrarci sui play-out. Poi un giudizio anche sul Cosenza. Per l'allenatore dell'Ischia, i rossoblù, squadra quadrata e ben allenata, meritavano di giocare ai play-off, sfuggiti per qualche partita persa per strada. Dopo il secondo gol io credo che siamo crollati proprio mentalmente, perché comunque inizialmente i primi 10 minuti, un quarto d'ora riuscivamo a tenere il campo, poi presi due gol. I ragazzi non devono avere altre distrazioni, perché per loro è fondamentale salvarsi, indipendentemente da quello che può essere il discorso societario, le varie problematiche che ci possono essere, però la società in questo momento ha messo a loro a disposizione tutto per poter fare bene questi play-out, quindi adesso dipende un po' da noi, da me e da loro. Io credo che Cosenza sia una squadra molto quadrata, concede poco alla platea, però c'ha, nella fase d'attacco c'ha attaccanti che attaccano
attaccano bene la porta, e credo che se non gli andavano male un paio di partite poteva tranquillamente fare i playoff. Veramente la squadra che il classico 4-4-2, ma lo fa bene con tutti i giocatori al posto giusto, merito dell'allenatore ma anche della qualità dei giocatori. Allora chiudiamo qui con l'ultima gara del Cosenza, con il campionato ovviamente di rossoblù, però Teste di Calcio torna tra poco con il Catanzaro e i risultati in Serie D. RLD Radio Attiva e qui Cosenza.it presentano Teste di Calcio. E siamo alla terza e ultima parte dell'ultimo appuntamento con Teste di Calcio. Bentrovati da Simona Gambaro. Abbiamo chiuso sulla gara, sull'ultima gara del Cosenza contro l'Ischia di sabato scorso. Ora ci occupiamo ancora di Lega Pro. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Catanzaro, che nella gara più importante dell'anno batte il Melfi al Ceravolo davanti a quasi 8.000 tifosi e conquista la matematica salvezza, evitando così la lotteria dei play-out, mettendo finalmente la parola fine ad una stagione davvero tormentata, nata male, continuata peggio, però si è conclusa nel migliore dei modi. Partita difficile quella dei giallorossi, che più per la caratura dell'avversario, insomma, hanno sofferto forse il troppo nervosismo e proprio la necessità di dover vincere a tutti i costi. Così, dopo un primo tempo decisamente bruttino e chiuso sullo 0-0, nella ripresa al 17esimo è arrivato il lampo di Razzitti, bravo a sfruttare un assist di Agodrin e a scaraventare il pallone in rete, il pallone appunto della salvezza. Per i giallorossi adesso l'obiettivo è ricostruire da zero per non commettere nuovamente gli errori di questa stagione di natura sia strutturale che dirigenziale. Soddisfatto, rinfrancato e per certi versi anche sollevato per come si erano messe le cose, il tecnico giallorosso Alessandro Erra, che tira un sospiro di sollievo e ringrazia i calciatori, che pur tra mille difficoltà ed evidenti limiti tecnici sono riusciti a conquistare una salvezza difficile con sofferenza, andando oltre i loro limiti. Tutto è bene quel che finisce bene, ha dichiarato Erra, anche se la mia idea di calcio, ha detto, è un'altra. Tutto è bene quel che finisce bene, io intendo un altro tipo di calcio. Abbiamo centrato un risultato con sofferenza, grazie a questi ragazzi, anche oggi da dimostrazioni di grande attaccamento, di grande determinazione, sono andati oltre i loro limiti. Tra l'altro anche oggi avevamo diversi acciaccati, in più qualcuno che era a pieno regime è venuto anche un po' meno, quindi francamente poi si fa difficoltà a giocare anche contro una squadra giovane, spensierata, che non ha nulla da chiedere, si va in difficoltà contro chiunque. Per me è stata un'esperienza bella, intensa, 6 mesi nei quali ho avuto elogi, ho avuto critiche, ho avuto contestazioni, ho avuto rispetto, quindi ho avuto tutto quello che si può avere, non mi sono fatto mancare niente, ma sono fiero ed orgoglioso di essere stato l'allenatore del Catanzaro. E allora, vediamo adesso tutti i risultati maturati nella 34esima e ultima giornata di Lega Pro Girone C. Acragas Benevento 1-1, Casertana Paganese 4-2, Catania Fidelisandria 2-1, Catanzaro Melfi 1-0, Cosenza Ischia 6-1, Juve Stabia Foggia 1-3, Lecce Lupa Castelli Romani 3-1, Martina Franca Messina 2-2 e Matera Monopoli 1-1. Ovviamente la classifica finale del campionato è questa: Benevento a 70 punti, Foggia 65, Lecce e Casertana 63 punti, Cosenza 60 punti, Matera 53, Messina 45, Andria 44, Paganese e Juve Stabia 42 punti, Catanzaro a 41, Acragas 40 punti, Catania e Monopoli a 39 punti, Melfi 30, Martina Franca 22, Ischia 21 e chiude la classifica la Lupa Castelli Romani con soli 12 punti. Questi sono i verdetti invece: Benevento promosso in Serie B, Foggia, Lecce e Casertana accedono ai play-off. Nel primo turno, che ricordiamo si gioca domenica prossima con gara secca, il Foggia ospiterà in casa l'Alessandria, il Lecce il Bassano, mentre la Casertana giocherà a Pordenone. Per quanto riguarda invece la corsa a salvezza, Monopoli, Melfi, Martina Franca e Ischia vanno ai play-out. E vediamo gli accoppiamenti: Monopoli-Ischia, Melfi e Martina Franca, gara d'andata che si disputerà il 21 maggio prossimo, il ritorno una settimana dopo. Infine, la Lupa Castelli Romani è retrocessa in Eccellenza. Chiudiamo ora con la Serie D, che ieri ha visto disputarsi la 38esima e ultima giornata di campionato. Vediamo i risultati delle formazioni calabresi impegnate nel girone I. Rende Siracusa 2-2, Sarnese Palmese 2-1, Due Torri a SD Reggio Calabria 0-1, Vigor Lamezia Vibonese 1-1, Roccella Scordia 4-2. E questi invece i verdetti della stagione 2015-2016 per la Serie D. Il Siracusa è promosso in Lega Pro. Ai playoff vanno la SD Reggio Calabria, arrivata quarta in classifica, e la Vibonese quinta. Questi dunque gli accoppiamenti invece delle semifinali playoff che si disputeranno domenica prossima con gara secca: Frattese Vibonese e Cavese SD Reggio Calabria. Sia gli Amaranto che i rossoblù dovranno vincere se vogliono accedere in finale. Infatti, in caso di risultato
risultato di parità sia nei tempi regolamentari sia nei tempi supplementari, a passare il turno sarebbero la Frattese e la Cavese. Roccella e Rende invece rimangono in Serie D, la Palmese dovrà disputare i play-out. I neroverdi giocheranno a Marsala, anche in questo caso i calabresi, se vogliono salvarsi, dovranno vincere in Sicilia. Infatti in caso di parità sia nei tempi regolamentari sia nei supplementari, Marsala salvo e Palmese in eccellenza a fare compagnia purtroppo alla Vigor Lamezia, già retrocessa due domeniche fa. Prima di salutarvi permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento alla redazione sportiva di RLB Radioattive e di QuiCosenza.it, in particolare a Marco Garofalo per l'impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questa stagione 2015-2016. Teste di Calcio ovviamente tornerà con la stessa professionalità a raccontarvi gare e curiosità per la prossima stagione calcistica.